Siamo qua alla pizzeria California di Arco, in presenza di Romano Scala, presidente dello scooter club Le Brutte Pieghe. Cosa ci puoi dire di questo ritrovo, di questa manifestazione? Questa è una manifestazione dedicata ai possessori di Vespa Lambrette, i mitici scooter degli anni 50-60, che si ritrovano come tutti gli anni da 12 anni a questa parte a fare questo raduno qua nella zona di Arco, perché il club è nato qui, poi per vari problemi logistici adesso la sede è a Mori, però comunque gran bacino d'utenza è qui nella zona di Arco, Riva e Rovereto anche. Quali sono i vostri prossimi eventi nel programma? Noi abbiamo, siccome aderiamo a un'associazione di scooter club del nord-est Italia che si chiama SIR, Scooteristi Italiani Riuniti, sul sito di questa associazione ci sono tutti i programmi dei prossimi raduni dell'estate, insomma, in modo che anche non si sovrappongano gli eventi e che ci siano anche una certa distanza fra uno e l'altro, insomma, in modo che, essendo che non siamo tantissimi nel nord Italia, non succeda che magari ci sono due eventi vicini e quindi con poche presenze, insomma, allora ci siamo organizzati in questo modo. E se un nuovo appassionato volesse iscriversi al vostro club? Allora può contattarci sul sito internet www.lebruttepieghe.it e anche abbiamo un account di Facebook, sempre Le Brutte Pieghe, e può contattarci tramite l'email e poi verrà ricontattato per potersi iscrivere al nostro club, che vanta più o meno 80 iscritti. Quindi poi noi, essendo un club di appassionati, se uno dovesse sistemare la Vespa possiamo dargli gli indirizzi giusti dove comprare i ricambi su internet o dare anche proprio delle indicazioni per potersi destreggiare a sistemarsi il proprio scooter, insomma. Anche questa è la missione del club, insomma, ecco. Quindi aiutarsi l'un l'altro anche per mettere a posto la propria Vespa e darsi nuovi consigli. Esatto, sì, è come, diciamo, un forum, diciamo, però no, non sul web, ecco, un forum reale, ecco. Poi c'è anche la possibilità di conoscere gente che viene da altre realtà, per esempio qua ci sono anche dei ragazzi che vengono dalla Germania, poi abbiamo contatti col centro Italia, con la Toscana, con la Val Camonica, con il Triveneto, e quindi insomma abbiamo un bel giro, insomma, quindi anche se uno da distante gli servissero dei consigli, noi abbiamo magari dove indirizzarlo in un altro scooter club vicino alla sua zona. Siamo stati addirittura contattati dai ragazzi inglesi che vengono qua per la prossima settimana e ci hanno contattati se li accompagniamo un po' a visitare le zone qui intorno in scooter, insomma, per condividere la nostra passione, perché la Lambretta e la Vespa sono molto apprezzate anche all'estero, particolarmente in Inghilterra, dove fanno gare e anche custom show dei raduni, diciamo, di moto customizzate, ecco, di Lambrette e Vespe customizzate, che loro sono piacciono molto, insomma, sono molto ambite da quelle parti, ecco.